con la presentazione alla Camera è nato ufficialmente l'intergruppo parlamentare Stili di vita e riduzione del rischio, che fa dell'informazione lo strumento privilegiato per aiutare i cittadini a compiere, per tempo, scelte più salutari. L'obiettivo è rimettere al centro la prevenzione. Basti pensare che in Italia, su 600.000 decessi l'anno, 200.000 sono dovuti a sedentarietà, cattiva alimentazione, stress, consumo di alcol e tabacco, tutti fattori di rischio modificabili. Presidente dell'intergruppo, promosso dall'Osservatorio More, è la deputata Simona Loizzo, che ha illustrato i primi passi dell'associazione. Le prime iniziative sono un coordinamento tecnico-scientifico che sia a metà tra il Ministero Modi Osservatorio e la parte parlamentare, proprio perché la prevenzione diventi il golden standard dell'intergruppo, soprattutto la prevenzione applicata secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, quindi un'interfaccia Parlamento-Ministero per la promozione di tutti quei percorsi di prevenzione sulle malattie croniche, due fra tutti ipertensione e diabete, che insieme a cattivi stili di vita possono determinare l'exitus al paziente. Secondo l'intergruppo, il Piano Nazionale della Prevenzione va applicato meglio, perciò si punta a varare strategie più efficaci per intercettare soprattutto le persone più a rischio. L'approccio ideale, ha spiegato la direttrice del MOR, Joan Rossi Mason, non deve essere paternalistico ma basato sulla personalizzazione. Ogni persona ha necessità di avere un approccio ricevibile che sia calato sulla propria esistenza. Se io faccio un lavoro a 40 km di distanza e il medico non mi può chiedere di andare al lavoro a piedi, oppure se ho un grosso problema di una codipendenza non mi può dire di smettere di fumare da un giorno all'altro. Dobbiamo pensare che alle volte i comportamenti e gli stili di vita vengono cambiati per piccoli passi. È quella che noi chiamiamo prevenzione parziale. Iniziamo con piccole cose, non pretendiamo che la gente da domani stravolga la propria vita facendo 10-12.000 passi al giorno, ma accontentiamoci se inizia a farne 2.000. Insomma, per una vita lunga e libera da malattie vale più di tutto la vecchia frase di Benjamin Franklin: un grammo di prevenzione vale un chilo di cura.